Non avevo la possibilità di avere un figlio perché mi morivano dopo 4 o 5 mesi, scrissi a Padre Pio e dopo alcuni giorni mi giunse la risposta dove trovai 2 figurine. Una era della Madonna delle Grazie e l'altra del servo di Dio Padre Raffaele da Sant'Elia Pianisi, Cappuccino. Padre Pio mi invitava a rivolgermi a loro e avrei avuto la grazia. In effetti, a breve restai incinta e finalmente mi nacque un bimbo completamente sano. Pace e bene a tutti. La devozione di Padre Pio per Padre Raffaele da Sant'Elia Pianisi ha radici lontane. Sappiamo che agli inizi del Novecento Sant'Elia Pianisi era uno dei conventi dedicati alla formazione dei frati. Nel gennaio del 1904, Fra Pio e i suoi compagni concludono il noviziato a Morcone e raggiungono il convento di Sant'Elia Pianisi, ove aleggiava ancora la spiritualità di Padre Raffaele da Sant'Elia Pianisi. Domenico Petruzzelli, il futuro Padre Raffaele, nasce a Sant'Elia Pianisi il 14 dicembre 1816. Frequenta presto il convento dei frati cappuccini del suo paese, fin quando chiede a suo padre il permesso di farsi frate. Papà Salvatore non era contrario alla vocazione del figlio, ma immaginando come sarebbe stata dura per lui la vita del convento, temeva che dopo alcuni mesi sarebbe tornato a casa facendogli fare una brutta figura. Così scavò una grande buca, lo fece entrare dentro e cominciò a riempirla di terra minacciandolo di seppellirlo vivo se non cambiava idea. Il figlio però restò irremovibile nella sua scelta. Arrivato a metà, quando aveva ormai coperto quasi le spalle, il buon contadino concluse: «Va bene, ti do il permesso, sarai frate, ma dovrai essere un santo frate». Il giovane prese sul serio il suo impegno col padre, vestì l'abito cappuccino a Morcone il 10 novembre 1834 e fu consacrato sacerdote a Larino il 29 marzo 1840. Si distinse subito come un frate di santa vita, austero e penitente, tanto che i superiori lo vollero vice maestro del noviziato e l'anno dopo maestro dei novizi. Dopo poco, però, per la sua grande umiltà, ritenendosi incapace, chiese di essere esonerato da questo incarico. Una persona molto umile, sebbene avesse anche dei carismi, fosse, come dire, stimato dalla gente, però ha conservato sempre quella distanza tra ciò che era, diciamo, la notorietà, lo chiamavano il monaco santo già quando era vivo, e quella che poi era la sua vita spirituale profonda e interna. L'umiltà penso sia la virtù fondamentale sulla quale ha costruito anche tutta la sua spiritualità. Padre Raffaele fu anche lui vittima, come tantissimi religiosi, delle grandi contraddizioni del suo tempo, con le leggi eversive che sottraevano ai frati e alle suore la maggior parte dei loro conventi. Fu per alcuni anni rettore della chiesa di Santa Maria della Libera a Campobasso, dove svolse, come ricorda il vescovo di Campobasso, il suo ufficio di cappellano delle carceri. Abbiamo ricordato con molta delicatezza, insieme con grande efficacia, la forza profetica di quest'uomo, in particolare in 2 doni che in quel luogo ha espresso: una grande semplicità e povertà di vita e dall'altra una grande attenzione al mondo del carcere, dove è stato presente in anni difficilissimi legati ai primi anni dell'unificazione della realtà italiana. Nel convento di Sant'Elia Padre Raffaele si è trattenuto per ben 20 anni, dal 1866 al 1866.
886, cioè nel periodo della soppressione. Avrebbe dovuto, per le leggi della soppressione, lasciare l'abito, ma padre Raffaele, per la benevolenza del popolo e per la stima del popolo, non solo non lasciò l'abito, ma anche esercitò il suo ministero a bene delle anime nella chiesa del convento. Dopo le leggi eversive, i superiori riorganizzarono la vita della provincia e padre Raffaele fu di nuovo inviato nella casa del noviziato di Morcone, questa volta come padre spirituale. In quegli anni il noviziato della provincia, che stentava a ripartire dopo la chiusura dei conventi, fu affidato temporaneamente ai frati toscani. I superiori dell'ordine, però, per la stima che avevano di padre Raffaele, vollero che lui, unico frate della provincia religiosa di Foggia, fosse presente nel noviziato. Dopo 14 anni di permanenza a Morcone, il 18 settembre 1900, padre Raffaele rientra a Sant'Elia Pianisi. È ormai anziano e molto sofferente, ma abbraccia con amore la sua croce, fin quando, il 6 gennaio 1901, conclude la sua esistenza, lasciando un ricordo vivo della sua vita francescana. A gennaio del 1904 veniva Fra Pio, e quindi qui in questo convento Fra Pio ha portato innanzi la sua formazione religiosa e culturale, filosofica e teologica. Ecco, di padre Raffaele, del servo di Dio padre Raffaele da Sant'Elia, padre Pio ha dato una bellissima testimonianza. Quando negli anni 50 i frati sistemarono la casa natale di padre Raffaele in modo adeguato per accogliere i tanti devoti che si recavano sul posto, fu chiesto a padre Pio di scrivere qualcosa nelle prime pagine del registro dei visitatori. Lui chiese che gli venisse consegnato a San Giovanni Rotondo e il 4 aprile 1956 scrisse un testo di suo pugno. O anima candida ed eletta di padre Raffaele, io non sono stato degno di far parte di coloro che ti hanno conosciuto nel tuo pellegrinaggio della vita presente, ma ringrazio il Dio che mi ti ha fatto conoscere al profumo delle tue virtù. La tua vita mi rapisce la mente e il cuore e piaccia a Dio di poterti anche in minima parte imitare. Ora che tu godi la visione di Dio, prega per me e per la provincia monastica affinché lo spirito tuo e quello del serafico padre risplenda più nei singoli suoi figli. Padre Pio da Pietrelcina, San Giovanni Rotondo, 5 aprile 1956. Tutto il materiale raccolto dal Tribunale diocesano, sigillato durante questa chiusura pubblica del processo, sarà inviato alla Congregazione per la causa dei Santi, per l'ulteriore iter canonico, con l'auspicio di una sollecita definizione della causa che veda riconosciuta ufficialmente la fama di santità di cui padre Raffaele ha goduto e gode in Italia e all'estero. Arriva così in porto il cammino di una figura eccezionale e molto amata dalla gente. Il 17 giugno 2006 si concludeva l'ultima sessione del Tribunale diocesano. Della causa di beatificazione, l'8 aprile 2019, Papa Francesco ha autorizzato la congregazione a promulgare il decreto riguardante le virtù eroiche del servo di Dio padre Raffaele da Sant'Elia Pianisi, che da allora è diventato venerabile. L'emozione è sempre forte anche dopo tanto tempo.
D'altronde si era avvivata molto anche nel momento in cui finalmente si è raggiunta la venerabilità. Oggi la reliquia del testo è esposta in maniera ancora più evidente, per cui ecco, effettivamente la gente va a pregare, va a invocare la sua intercessione. Diciamo che lo sente davvero come un santo vicino al paese, sia per i suoi natali, ma anche e soprattutto per una sorta di predilezione. È il santo al quale sono stato educato a pregare in ragione della sua intercessione. E se devo dire anche un'esperienza strettamente personale, ultimamente che ho vissuto anche la mia esperienza nel Covid, dove effettivamente ho vissuto un momento molto, molto difficile, una prova molto, molto difficile della mia vita, e perché no, posso supporre che la sua intercessione mi ha dato quell'aiuto per superare questo momento difficile della mia vita. Con le parole commoventi di Padre Aldo concludiamo il ricordo che abbiamo fatto anche questo mese di un confratello di Padre Pio. Anche quest'anno, come sempre nell'ultima domenica di aprile, Sant'Elia Pienisi ricorderà il monaco santo, un frate autentico e profondamente legato all'austerità francescana, proprio come Padre Pio, che lo ha voluto come suo esempio e punto di riferimento per la sua vita spirituale. Grazie a Padre Aldo e a tutti voi e arrivederci alla prossima settimana. Pace e bene a tutti.